Ciao a tutti, io sono Meryl, bentornati nella mia cucina. Oggi prepariamo insieme una ricetta estiva, la parmigiana di melanzane, ma la faremo più semplice e più sbrigativa. Me la sono un po' inventata io una sera che avevo lo stesso voglia di melanzane, ma non volevo farle al forno, e quindi le ho preparate in padella. Siete pronti? Andiamo! Partiamo prendendo una bella melanzana. Rimuoviamo la parte superiore e la parte posteriore, dopodiché otteniamo delle rondelle non troppo spesse e nemmeno troppo sottili. Una volta affettata tutta la melanzana, dobbiamo disporre le nostre fette su di un piano di lavoro. Questa operazione non è obbligatoria, ma necessaria se vogliamo togliere il gusto amarognolo della melanzana e renderla più dolce e amabile al palato. Cospargete ogni fettina con una generosa dose di sale e lasciate riposare per 30 minuti. Trascorso questo tempo, le melanzane avranno tirato fuori l'acqua amarognola. Ed ora, con un setaccio o uno scolapasta, andiamo a risciacquare ogni fettina per rimuovere il sale e l'acqua in eccesso. Lasciatele qualche secondo sotto l'acqua corrente e poi adagiatele su di un canovaccio per farle asciugare. Possiamo ora comporre la nostra parmigiana direttamente dentro la pentola. Adagiamo sul fondo le fettine che abbiamo spurgato, lavato e asciugato. Cospargiamo con la salsa di pomodoro tutte le fette in modo da ricoprirle completamente. Inutile dirlo, se avete della salsa fatta in casa è la scelta migliore. Dopodiché spargiamo una bella dose generosa di formaggio. Potete usare una caciotta affumicata o qualsiasi altro formaggio di vostro gradimento. L'importante è che non sia un formaggio ad alto contenuto di acqua. Portiamo direttamente sul fuoco e accendiamo a fiamma alta. Mettiamo il coperchio e lasciamo cuocere così per qualche minuto. Dopodiché abbassiamo la fiamma e aggiungiamo un bel cucchiaio o due di olio extravergine di oliva. Dopo circa mezz'ora la parmigiana in padella è pronta per essere servita. Questa ricetta non ha niente a che vedere con la classica parmigiana cotta in forno, ma è una valida alternativa se non avete voglia di cucinare utilizzando il forno e se avete poco tempo. Provatela e fatemi sapere, vi assicuro che è una vera bontà. Grazie per avermi seguito e come sempre alla prossima video ricetta. Ciao!